Amici di Puglia, siamo ad Aversa, all'ITC Gallo, che ha organizzato una festa per salutare i docenti in pensione. Comparone, docente anche lei in pensione. Sì. Come è stata la sua carriera qui al Gallo? È stato un bel periodo che è passato in. Sono 24 anni ininterrotti che sono stato al Gallo e mi sembra ieri, diciamo, è passato subito questo tempo in modo piacevole sia nei rapporti con i colleghi sia nei rapporti con gli alunni. La scuola ha organizzato un bel incontro con i vecchi pensionati. Stiamo ascoltando anche parole interessanti sia da parte del preside che da parte dei pensionati. E ci fa piacere che anche Puglia sia intervenuto per riprendere questo evento. Allora, sono incontri questi che testimoniano che la scuola in fondo è una grande famiglia, sono cose belle e la speranza è che anche per noi le cose non cambino, perché le pensioni sono a rischio, quindi chi lo sa se noi vedremo questo e saremo festeggiati. Per adesso insomma beati loro, quindi a tutti quanti loro tantissimi auguri. Devo dire che è stata una giornata bellissima, una intensa preparazione per questo evento e sta riuscendo tutto bene. Lei invece è la docente? Io sono Maria Daniello, insegno francese e diciamo ho avuto l'incarico dal preside e poi ho trovato dei validissimi collaboratori per organizzare tutto questo. Tutta la fatica è dimenticata perché la gioia è veramente grande e anche l'emozione. Oui, allora, qu'est-ce qu'on doit dire? Allora, bonne vie à nos collègues. Good luck to our colleagues and good luck to you. Red.
lui è stato sempre un gentile ed è stato estremamente generoso, come tratto umano. She's not feeding 'cause you keep. Perché se loro poi mi sentono urlare e fare le rivoluzioni, per i giovani, i colleghi, la colpa è di Nettina. Da lei ho imparato, lei mi è stata a fianco, lei mi ha insegnato, insieme a Rosa e a Gabriella, però non è che poi poteva fare tutto così, giustamente, non me l'avrebbero permesso. Però è lei la capostipite. È lei quello che ha dato il senso della comunità e di guardare la persona da quando hanno 15 anni a quando ne hanno 50. Grazie Nettina. Cristiano dell'ITC Gallo, un'iniziativa davvero fuori dal comune per salutare i docenti. È una iniziativa che si riallaccia dopo una certa pausa di anni ad una iniziativa che sempre noi abbiamo introdotto nell'istituto, perché ritenevamo che i docenti, dopo un lungo periodo di insegnamento, di ammaestramento di queste nuove generazioni, dovessero avere il tempo anche per essere ringraziati e per augurare loro di godere in maniera diversa la lunga vita che ancora il Signore vorrà loro dare. Stasera lei ha salutato delle colonne portanti dell'ITC Gallo. Sì, perché sono stati questi docenti, colleghi e amici, devo dire, fin dall'inizio del mio mandato, che appunto è stato lungo e che ha avuto una data per me importantissima, 1° settembre del 1993. Abbiamo superato insieme moltissime difficoltà, abbiamo trasformato nel profondo l'istituto stesso. Devo dire che dopo tanto penare poi qualche risultato buono si è visto, lo si sta vedendo e credo che in futuro sarà sempre meglio.
festa, mi è piaciuto sia come iniziativa, proprio come ringraziamento ai colleghi, forse migliore degli altri anni. Il suo augurio personale a chi si godrà la pensione? Chi si godrà la pensione? Ai suoi colleghi che si godranno la pensione. Un augurio che stiano sempre bene, la possono godere come loro desiderano. Comunque salutami tutti i tuoi compagni, tutti quanti, non ti dimenticare. Tu hai tutto il corso H. E in più adesso vi l'ho con la salutata. Ok. Tanti auguri per la vita, per tutto. È strano vedere già i colleghi in pensione, perché fa sempre un certo effetto che gli amici vanno via, però è una bella festa, una bella festa. Da Litigi Gallo è tutto. Pupia, la tua informazione.